Sei giornate di seguito navigammo di giorno e di notte. La settima toccammo l'altissima rocca di Lamo, Telepido, l'Estrigonia. Essi dai picchi con pietre che appena può un uomo portare, colpivano. Omero citava così nell'Odissea il mitico popolo degli Strigoni, giganti antropofagi, modellatori di grandi pietre, qui dove il mito prese forma nelle leggende elleniche che narravano appunto di uomini giganti e molto sapienti nel lavorare grandi pietre. Qui dove trovarono rifugio i Pelasgi, i popoli del mare, antichi viaggiatori, antichi, superstiti. Il nostro secondo appuntamento della trilogia in corso sulla storia misteriosa della Calabria antica ci porta qui, nel territorio di Nardo di Pace, in cui sono presenti siti megalitici di grande importanza dal punto di vista archeologico e storico. Sono state rinvenute tracce di pietra di un antichissimo passato che lega indissolubilmente la storia delle popolazioni italiche e preelleniche con le origini del mito collegato appunto a quelli che Omero chiamava le strigoni nell'Odissea. La scoperta di questi enormi geositi avvenne qualche anno fa, nel 2001 precisamente, grazie a Vincenzo Navile. Dopo diversi rilevamenti in campagna, esami di foto aeree e studi vari, è stata ricostruita una mappa di quello che potrebbe essere definito il parco neolitico della Calabria. I ricercatori dell'Università della Calabria, guidati dal professor Alessandro Guerricchio, ordinario di geologia, rimasero sorpresi, individuando nelle serre vibonesi una sorta di Machu Picchu calabrese. Il primo sopralluogo, grazie al profondo interesse dell'architetto Alfonso Carè, che è promotore degli studi sul territorio, è colmo di stupore. I ciclopici blocchi di granito posti uno sull'altro sono di origine antropica. Si tratta di strutture sepolcrali e di culto, porte, in origine costituite da due pilastri rocciosi alti più di 7 metri e chiusi in sommità da un architrave di granito. Grandi mura di cinta che definivano i confini del territorio di una comunità che tra il 5000 e il 3000 a.C. si era insediata in quella che oggi chiamiamo la Piana di Giano. Tutta l'area è interessata di ritrovamenti. I pezzi più interessanti, sculture, busti, mascheroni e altorilievi, fanno parte della collezione privata dell'avvocato Tolone di Girifalco, in cui, grazie a un'approfondita indagine del professor e antropologo Domenico Raso e altri studiosi di prescrittura, si è riuscito in parte a ricostruire un panorama affascinante e misterioso sulla storia e le usanze degli antichi abitanti delle serre, da molti definiti appunto Pelasgi,
un tassello importante per comprendere le vere origini della nostra storia. Il professor Raso, grazie a questa scoperta, ampliò e definì maggiormente tutti quei concetti e le dinamiche culturali e rituali dell'antica popolazione dei Pelasgi. Infatti, oltre a pubblicare testi importanti come l'Ippocampo e la Dieta ai tempi dei Pelasgici, diede alla luce il testo La città della porta, in cui riconobbe finalmente nei resti dei megaliti di Nardo di Pace le antiche vestigia dell'antica città rituale descritta nei reperti Tolone. Siamo in presenza di una civiltà avanzata rispetto a quanto noi sappiamo del Neolitico, più avanzata nell'uso degli incastri, nel saper bloccare le rocce e riassemblarle dopo averle lavorate. Già, ma come? È una domanda a cui risponderemo nell'ultima parte di questo filmato. Diamo ora la parola alla signora Graziella Carè, che la guida sui megaliti di Nardo di Pace. Sono stati creati per uno scopo rituale o diciamo per una venerazione che riguarda appunto diciamo dei potenti dell'epoca o comunque i re dell'epoca, ad esempio. Qual era la popolazione che poteva diciamo erigere una struttura così grande? Allora, la popolazione era sicula pilagica, i pirati del mare, i popoli che venivano dal mare, e quindi questi si trasferivano dalla città di Girifalco a Montegallo, e quindi si trasferirono nel luogo di Giano, che era un luogo di sepoltura ed è stato il punto più alto della divinità, soprattutto per quanto riguarda era un luogo facilmente non raggiungibile da nemici. Quindi loro partivano dal mare e si trasferivano in questa località. Ci sono diciamo delle correlazioni che riguardano il posizionamento di questi enormi massi riferibile a una simmetria con delle costellazioni o comunque queste pietre sono orientate in modo tale da dare una mappa o un significato molto più ampio di quello che può essere una ritualità legata a una sepoltura, ad esempio. Secondo l'archeoastronomo Adriano Gaspani dell'Istituto Brera di Milano, sono state rilevate delle linee molto importanti sia dal punto di vista stellare che lunare, soprattutto per chi modellò i megaliti posti nell'area di Nardo di Pace, quindi è un punto molto importante perché veniva stabilito con precisione le date fondamentali sia per la pianificazione agricola che per la navigazione. L'epoca di cui parliamo è tra il terzo e il quarto millennio avanti Cristo, quindi si parla di un tardo neolitico all'inizio dell'età del bronzo e della civiltà micenea. Le strutture megalitiche sono costituite da blocchi di dimensione variabile, dagli 80 cm ai 150 cm di spessore e larghi dai 2 ai 3 metri. Sono posti uno sull'altro e raggiungono altezze fino a 8 metri e hanno un diametro che a volte sfiora i 20 metri. La parte sommitale è in alcuni casi lavorata come una calotta, con incisioni di natura antropica che garantiscono l'incastro con i blocchi sottostanti. È possibile che alcuni di essi, utilizzati come copertura sugli altri, siano poi stati scagliati verso l'alto da un evento sismico di grande intensità, e questo spiega come mai ora si trovano ribaltati sul suolo e in punti diversi, con la parte cava rivolta verso il cielo. Allora Graziella, è stata rilevata appunto una costruzione a triliti di queste rocce, questa è la definizione che ha dato il professor Guerricchio, sia sul sito A sia sul sito B, ma come sono state collocate queste rocce o quantomeno la tecnica di trasporto, da dove provengono? Allora, questi triliti sono, secondo il professor Alessandro Guerricchio, geologo dell'Università della Calabria, sono triliti tridimensionali costituiti da tre pilastri rocciosi reggenti un architrave. Anch'essi nel tempo, a causa di effetti sismici di particolare intensità, si è spezzato in due più parti, crollando e andando ad occupare lo spazio compreso fra i pilastri stessi. Il richiamo agli effetti sismici deriva dalla posizione inclinata di ogni pilastro, nonché all'origine certamente orizzontale lungo le superfici di appoggio.
Per quanto riguarda queste strutture megalitiche, possono variare da un tardo neolitico all'inizio della civiltà micenea e l'età del bronzo. Questa valutazione deriva dal grado di alterazione dei blocchi granitici, i quali si presentano attualmente smussati, a spigolo e ad arrotondati, in conseguenza delle caratteristiche alterazioni che tendono a subire un processo di asfolazione, ossia dall'esterno verso l'interno, il cui risultato finale sarebbe una configurazione ellissodica o addirittura esoidale. Nel corso del sopralluogo è stato individuato un antico percorso largo 1,5 metri che decorre lungo un crinale e sale sino alla cima di Monte Palella ed è delimitato da elementi lapidei che sono frequentemente fuori la loro sede originaria. I ritrovamenti di queste strutture megalitiche fanno ritenere l'esistenza di altri simili attraverso il rilevamento geologico e archeologico del territorio interessato, come ad esempio quella della Stonehenge in Bretagna e quella della Stonehenge in Inghilterra e quella di Crook in Bretagna, cioè le modalità di trasporto di elementi litici in una società tecnologicamente poco avanzata. Quindi è il caso che qui a Nardo di Pace i blocchi lapidei siano stati messi dall'alto verso l'alto, facendole calare, quindi hanno sfruttato la forza di gravità. Quindi è il caso di sottolineare che queste strutture megalitiche sono per lo più legate a pratiche funebro rituali, quindi può datarsi tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo, che partendo dal bacino del Mediterraneo per poi irradiarsi verso l'Europa settentrionale e meridionale. Che riguarda i segni rilevati su queste rocce, fanno diciamo, riferimento ad altri reperti di cui hai parlato poco fa, che riguardano la collezione dell'avvocato Tolone di Girifalco. In particolar modo su queste rocce, nel geosito B e anche nell'A, troveremo alcuni segni. Quelli più frequenti quali sono? Allora, i più frequenti sono nel sito A, la famosa lacrima, mentre nel sito B andiamo adesso a visitare l'Ixitao, la morte, la tomba dei signori, e l'astice, che erano la sepoltura di tutti i popoli del mare. E questi segni sono rilevabili pure nella grotta dei Re, quella di Placanica. Sono state fatte delle scoperte di recente, mi pare. Di recente è stata scoperta la famosa grotta che si trova a Montegallo, Placanica, dove sul frontone viene indicato un triangolo equilatero con un puntino che stava ad indicare la civiltà pelagica del dio Sole. Dopo aver incontrato di recente il professor Guerricchio presso l'Università della Calabria, abbiamo raccolto delle informazioni contrastanti riguardo alla prima impressione che il professore stesso aveva definito nel 2003, certificando l'origine antropica dei siti. Dopo una lunga chiacchierata, il professor Guerricchio afferma che le strutture altro non sono che tor di origine strettamente geologica, sposando in toto la tesi data dall'Università di Messina, che fra l'altro bloccò indirettamente ulteriori studi da parte delle autorità competenti. I massi, secondo il professore, hanno come caratteristica predominante un processo di esfoliazione cipollare e fratture orizzontali e verticali delineate da movimenti tettonici, tellurici o da carico.